Oggi a 90.000 km tocca il maxi tagliandone AGS. Freni, filtro olio, filtro aria, olio, e a 90.000 km tocca pure i dischi, al disco dietro. Quelli davanti in realtà li avevo già cambiati e quello dietro è ridotto decisamente male. Però volevo raccontare la storia di Alessandro, che mi contatta attraverso il sito o Facebook o dal canale, non ricordo bene, perché doveva fare il lavoro per la sostituzione pompa, benzina e filtro. L'avevo messo in guardia sulla possibilità, è una cosa che capita a molte persone, quando vai a richiudere il gruppo pompa benzina nel serbatoio e vai a fare il pieno, la spiacevole sorpresa è che ti si allaga la moto di benzina perché la guarnizione non fa tenuta. Ed infatti... Paolo, buongiorno, non so se ti ricordi su Alessandro, ti avevo rotto le scatole in passato per la moto su Facebook. Niente, ti volevo dire che quello che mi avevi preventivato praticamente è successo. Non so se ti ricordi, dovevo cambiare il filtro tra benzina con la pompa e tutto quanto. Praticamente l'ho cambiata. Praticamente oggi sono andato a fare il pieno fino all'orlo per la prima volta. È iniziato a uscire la benzina dalla guarnizione. Disastro, guarda, benzina da tutte le parti. Porca miseria, ma qualche consiglio, una mano in qualche modo, che ovviamente... Quindi poi Alessandro è venuto qui da me e abbiamo cercato di risolvere il problema. Purtroppo non abbiamo fatto grandi video, tante riprese, c'è qualcosa così, ma preferivo passare più il tempo con lui, con Alessandro, conoscere un po' lui, la persona, brava persona. E quindi con Alessandro ci organizziamo, viene qui da me per controllare come aveva montato poi la guarnizione dentro al serbatoio. Allora, considera che la benzina, quando l'ha messa, quella è uscita dalla parte, da questa parte qua, sotto. Da questa parte qui? Sì, nonostante stesse sul cavalletto laterale. Ok, quindi ti faccio una domanda. Sì. Tu hai provato solo a riaprire e richiudere? A riaprire, sfilare il blocco, reinserirlo, però praticamente quando io vado a mettere il blocco è come se ci fosse un... Non ti scende bene, ok. Esatto. La guarnizione non l'hai mai girata? No. Perché quella lì si mette in tutti e due i versi, potrebbe darsi che sta messa al girata. Probabile. Se non altamente sei... probabile. Oh, vediamo. Il primo dubbio che ci ho avuto è che avesse montato la guarnizione al contrario, perché quella guarnizione ha una forma particolare che può essere montata in tutti e due i versi. Quindi al momento che smonti il gruppo pompa, se non verifichi la posizione in cui è la guarnizione, nel caso ti dovesse cascare nel serbatoio, si sfila, non sai più come rimetterla. Quindi io pensavo che l'avesse montata al contrario. Esattamente, io non so qual è la posizione corretta della guarnizione, perché quando ho fatto il lavoro io, a me è rimasta lì in posizione, non si è spostata. Ho aperto, richiuso e è andato tutto bene, quindi non sapevo qual era la posizione corretta della guarnizione, quindi il primo tentativo è stato quello di girare la guarnizione. Qui hai cambiato il filtro e la pompa pure? Filtro e pompa, sì, col tubicino e tutto quanto. Il tubicino l'ho un po' viziato, diciamo, come era inizialmente. Ah, vedi, si è già sfilato. Anche quando l'ho sfilata proprio per lo smontaggio la prima volta è venuta proprio dietro. Perché quando invece io ho fatto... Dovrebbe fare queste cose qua, no? No, perché sulla mia proprio no, è rimasta ferma lì e non si è spostata. Ok. Allora, ci potrebbe essere pure l'ipotesi che questa qui si sia rovinata, però io vedo che c'ha due misure diverse, c'ha una scanalatura, quindi la puoi mettere in un verso e nell'altro, non so quale dei due sia. Sì, perché ti ripeto, sulla mia, quando io ho fatto il lavoro, questa è rimasta là e non l'ho proprio vista la posizione. Ok. Qui ci vorrebbe un amico mio, se si ricorda. Allora. Che
provando la guarnizione nell'altra posizione, stranamente la guarnizione si monta, si riesce a richiudere il serbatoio e abbiamo fatto delle prove. Adesso so per certo che era montata al contrario come stavamo provando, e inclinando la moto di fatto non perdeva benzina in alcun modo. Però ci si accorge poi che è montata male nel momento in cui vai a rimontare tutti i tubicini, perché la ghiera è stretta ma in realtà sotto il gruppo pompa non è schiacciato e si muove. Purtroppo di questa cosa non abbiamo il video perché tra una cosa e un'altra, insomma, come ho detto, non abbiamo molte riprese su. Ok, allungarlo. No, considera che... E qui mi devi di te se... No, non penso che esca più niente, va. Considera che l'altra volta messa così, cioè dritta sul cavalletto, ma per quanta benzina possa essere uscita... Aspetta, proviamo dall'altro lato. Scherza la luce. Una seconda prova. Quindi con la guarnizione montata nel verso giusto abbiamo riprovato inclinando la moto destra-sinistra e apparentemente non c'era perdita. E in effetti poi qualche giorno dopo Alessandro è andato a fare il pieno e mi ha potuto confermare che la cosa era risolta. Guarda, una cosa proprio al pubblico, un secondo. Vai. Ti volevo ringraziare da te, certo, sono riuscito a fare il pieno proprio in carcatissimo finalmente oggi. Non ha perso neanche una goccia. Ottimo, insomma, ottimo. Insomma, guarda, veramente, tanto poi ci rivediamo un attimo con calma. Grazie, veramente, di cuore. No, di che, va bene. Figurati. Tanto, è un favore enorme. Ma... Grazie. Di che, è così poco. Trasmettere proprio la mia felicità. Una volta sistemato il serbatoio, ho avuto l'opportunità di fare una verifica che è da tantissimo tempo che volevo fare. Cioè Alessandro monta il faro, il famoso faro a LED cinese, mentre invece io al tempo poi ho scelto di usare faro normale, originale, con lampade LED. E ci siamo messi qui nel box al buio e abbiamo confrontato il tipo di fascio, il tipo di luce che fanno i due fari. Confronto faro LED con faro normale con lampade LED. Se si riesce a vedere qualcosa là. Allora, vado io. A ribasso, faro alto. Accendi te. Vengo io, questo è il faro a LED, faro alto, passo, è proprio disegnata per terra, sì. Fa proprio un disegno, la mia è più diffusa, e sì, quando va in curva fa l'angolo nero, la riaccendo io. Spegni te, e la mia tutta è diffusa proprio. Però come potenza è simile, mi sembra. E diciamo quel LED cinese mi sembra leggermente un po' più potente, c'ha un fascio di luce molto preciso e disegnato, ma il problema, secondo me non da poco, che quando va in curva di notte il fascio si inclina con la moto e ti crea un punto buio un po' pericoloso, secondo me. Mentre invece il fascio di luce che fa il faro originale, quando va in curva comunque lì non è buio il punto di corda della curva, non è completamente al buio. Se poi metti il faro alto ti si illumina proprio. Mentre invece quello cinese è bello, sì, però è un bel problema, secondo me. È lui. C'avevo il dubbio che...
qui è proprio, c'è una fossa qua. 90.000 chilometri. Pasticche nuove anche saranno da fare. Bisogna fare le cose fatte bene con una bella dinamometrica. Bellissima questa. Sono da stringere a 19 Nm. Frena filetti. Messa a 19 Nm. Sembra un po' poco, 19, però DMV dice così, amo affidarsi. Maxi tagliandone finito, cambio olio, filtro aria, disco dietro, pasticche dietro, davanti ancora si salva. Ciao!